Ciao piccoli, oggi insieme leggeremo una storia, la storia di Re Mida. Viveva una volta un re smisuratamente ricco, di nome Mida, che aveva una figlia, una bella bambina chiamata Dorina. Questo re, al mondo, amava solo sua figlia ed il proprio oro. Quando i consiglieri di Stato gli facevano notare che era eccessivamente avido, poiché pensava solo ad accumulare ricchezze, invariabilmente egli rispondeva che in realtà voleva assicurare alla sua amata Dorina un futuro felice, senza privazioni e preoccupazioni. Un bel giorno, Re Mida, sceso nei sotterranei a contemplare il suo tesoro, trovò uno strano uomo che gli disse: «Sei l'uomo più ricco che io conosca». E non ho mai visto tanti preziosi e tante monete in una sola volta. Non tanto quanto vorrei, rispose il re, se mi fosse possibile tramutare in oro tutto ciò che tocco. E sia, rispose lo strano uomo. Poi sparì. Da quel momento tutto ciò che Mida toccava si trasformava in oro massiccio. Il re, fuori di sé dalla gioia, prese a correre per il palazzo, toccando tutto con le mani, sotto lo sguardo sbigottito dei servitori e delle guardie. Corse anche in giardino e, avvicinatosi ad un roseto che Dorina amava tanto, trasformò quelle bellissime rose in altrettanti gioielli. Poi fece chiamare la principessa per mostrarglieli. La bambina corse subito dal padre, ma quando vide ciò che era accaduto ai suoi fiori preferiti, scoppiò in lacrime e fuggì. Il re rimase molto male per la reazione della figlia e la rimproverò, incapace di comprendere come si potesse preferire un fiore vero ad uno d'oro. Venne l'ora di pranzo, il sovrano era affamato, ma non gli fu possibile mangiare né bere, poiché tutto al suo contatto diventava d'oro zecchino. Dorina, che sedeva a tavola con il padre, spaventata, scoppiò in singhiozzi. Re Mida, istintivamente, l'abbracciò per consolarla e subito inorridì. La sua amata bambina era diventata una fredda e luccicante statua d'oro. Il re, disperato, comprese improvvisamente a cosa aveva condotto la sua cupidigia e si pentì amaramente di non essersi accontentato di ciò che aveva. Prese in braccio Dorina e, stringendola al petto, pensò che avrebbe dato volentieri la vita per poter tornare indietro. Improvvisamente gli apparve l'uomo dei sotterranei e Re Mida gli si buttò ai piedi implorandolo di venirgli in aiuto. Il misterioso sconosciuto lo osservò lungamente e poi gli disse: «Credo che la lezione ti sia servita. Ora va al fiume, riempi un orcio d'acqua e bagna tutto ciò che la tua avidità ha trasformato in oro. Se sei davvero sincero, tutto ritornerà come prima». Re Mida era sincero e tutto, a cominciare da Dorina, tornò come era stato alcuni giorni addietro. Da quel momento il sovrano imparò ad attribuire alla ricchezza il giusto valore. A presto con la prossima storia. Ciao!